benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Ma dove ci troviamo quest'oggi? Per la precisione ragazzi, siamo proprio... Oh mia bella Madonnina. In quel di Milano. Amo i grattacieli. E qui non posso non approfittare e non fare uno scatto con lui. Beh, che dire, facciamo una bella zoomata e vediamo un po' il risultato. Oh, oh mio Dio, e sono solamente a 60 per. Scattiamo. Olè. Ecco anche il bosco verticale timidone che si nasconde. Non so proprio come avrei fatto a fare questi favolosi scatti senza del mio favoloso... Xiaomi. Ma proprio per Xiaomi infatti c'è un motivo se quest'oggi ho abbandonato la mia roba e sono a Milano. Il perché? Stiamo per vedere la casa più tecnologica d'Italia. Pronti? Ok ragazzi, e con il nostro zaino in spalla ci stiamo avventurando per le stradine di Milano. Ok ragazzi, stiamo salendo, siamo arrivati, siamo in un tipo in un ascensore minuscolo. Ci siamo quasi, state per vedere la casa Xiaomi. Ok ragazzi, dovremmo esserci, in teoria la casa Xiaomi dovrebbe essere qui dietro. Proviamo a suonare al campanello. C'è qualcuno? Aspettate, ma la porta è aperta. Provo ad aprire, vediamo cosa c'è. Ma che cavolo? Ragazzi, è tutto completamente buio. Non si vede nulla. Se è una casa smart, in teoria, dicendo ok Google, accendi tutto, dovrebbe accendersi tutto. Oh mio Dio. Cosa sta succedendo? Vabbè, al 121 dispositivi. 21? Benvenuto in casa Xiaomi. Tu chi sei? Io sono Digital Consultant di questo appartamento. Ok, bene, mi hai quasi fatto morire di paura. Ma io direi di farci un bel tour. Ok, ecco, con questa luce va già molto meglio. Allora, io direi di cominciare a dare un'occhiata a tutte queste strane cose all'interno di questa casa, ma prima vorrei un'infarinatura, ma quante cose ci sono qui dentro Xiaomi? Sono 23 dispositivi tutti interconnessi. Adesso andiamo un pochettino a spulciare e vediamo molto più in chiaro. Allora... Che cosa abbiamo qui? Abbiamo un comparto cucina, quindi per i nostri amici cucinieri abbiamo tante belle cose. Facci vedere, allora. Sì. Ad esempio, questo è il nostro Mirai Cooker, fichissimo perché si possono veramente fare tantissime preparazioni. Attraverso questo tasto si va ad aprire, si può cuocere ad esempio al vapore, quindi per una cucina ancora più sana, visto che è la dieta mediterranea. Minestre, piuttosto che scaldare qualsiasi altro tipo di preparazione. Perfetto. Senza problemi. Questa è una chicca, questo è il nostro Mi Air Fryer, praticamente si apre da qua sotto, viene con l'apposito mestolo. Una friggitrice ad aria. Esattamente, è la nuova tecnologia, praticamente serve a cucinare in modo ancora più salutare, esattamente come il Mirai Cooker. C'era una cosa che mi incuriosiva, cioè questa cam qui che si muove da sola, cioè mi sento un pochino stalkerizzato, ma di cosa si tratta? Non è una cam, sembra che quasi che ti segua, o sbaglio? È esattamente così carissimo. Questa videocamera segue chiunque passi nei paraggi. Cioè, ma è una figata. È veramente stupenda. Questo qua è il nostro ultimo modello, che è Mi Home Security Camera 2K Pro. Tutto quello che però è Pro è tanta roba per... Ha tre funzioni in particolare che altri non hanno. Primissimo, che hai potuto vedere, che può seguire effettivamente. Ma è una figata. E scusami, se io volessi il mio momento di privacy. Allora, andiamo dall'applicazione. Con che questa qua è l'applicazione Xiaomi Home. Iniziamo da zero. Xiaomi Home si può installare sia su iOS che Android. Perfetto. Dal Play Store, dall'App Store. Qui ci sono io. Oh! Poi in alto a destra, con i tre puntini, andiamo sulle impostazioni della telecamera. Blocco dell'obiettivo fisico. Una volta che lo si attiva, succede che la telecamera va in all'interno del processo. Che figata! Sembrano tipo i gufi quando rientrano con il collo. Paragoni alquanto strani. Dopo questo io direi di spostarci nell'area sala, dove ci sono tanti bei dispositivi molto molto interessanti, tra cui vedo anche un giga purificatore dell'aria. E veramente, e questo è il nostro top di gamma, è gigantesco, riesce a purificare l'aria di un appartamento di 72 metri quadrati. Tutto da solo. Tutto da solo. Oh caspita, da qui è possibile vedere la qualità dell'aria all'interno della stanza, cioè se è verde vuol dire che la qualità è buona, se è rossa beh dovresti preoccuparti. Però ci penserà tutto quanto lui a sistemare la Ottimo, sigla. Da avere quindi. Poi qui questa mega TV
Questo è il nostro televisore da 65 pollici 4K HDR, spettacolare. Poi tra l'altro il bello è che il telecomandino ha assistente Google integrato col suo microfono. No, fantastico. Non è più infrarossi, quindi non c'è per forza bisogno di puntarlo, ma in qualsiasi parte della casa. Questa è un'ottima cosa. Ci sono collegate tutte le cose che ci sono nella casa, giusto? Tutto il mondo è più. C'è una lista infinita di cose, oh mio Dio. Vedete questo ventilatore qui? So che non lo direste, cioè lo direste perché lo vedete, ma è acceso, ma non fa un suono. Cioè, sentite. Vi metto il telefono a fianco. Non fa un suono. Come cavolo è possibile sta roba? È fantastico. Bene, allora io a questo punto direi di muoverci nel prossimo ambiente, nella prossima stanza, a meno che non vuoi farmi qualche altra strana sorpresina, Sì. Piano piano, non si sa mai. Ok, bene, bene. Cosa si nasconderà dietro queste porte? Oh, wow, wow. Bene, bene. E qui abbiamo un monitor che è una roba fighissima. È fantastico, è gigantesco. E questo robottino qui? Questo è il nostro proiettore Full HD ed è bellissimo. Ha un audio spettacolare, Dolby, stereo da tutte e due le parti. È vero che ovunque si vada a mettere fa la sua autoregolazione in automatico in base al tipo di angolazione, così da avere una visione ancora migliore. Ah, però anche se sporco ma devo raddrizzare. Fantastico, si sente bene? Facciamo una prova. È una cassa portatile. Wow. Ok, bene. Bene, vedo una porta, però lì c'è un corridoio che mi stuzzica e che vedevo già da prima. Amico, tu nascondi qualcosa di strano lì dietro, ne sono abbastanza sicuro. Non mi fido, cosa nascondi qui? Ah, beh, lungo questo corridoio abbiamo questo? Il nostro... No, scusami. Oh, porca. Avevo dimenticato quanto i monopattini, diciamo, mi corressero. Oh mio Dio, oh mio Dio. Io torno a Roma con questo, va bene? Ci vorrà un po' di tempo, ma torno a Roma con questo. Direi che possiamo riprendere il tour prima che io muoia. Vedo una porta lì giù che mi sa molto tipo di Shining. Andiamo. Il nostro prosciutto ci fa... Grazie. Oh mio Dio, ma che bel bagno. È davvero un bagno incredibile. Incredibilmente anche nel bagno c'è una quantità di prodotti Xiaomi possibili da avere che è assurda. Qui vedo anche... Uno spazzolino. In base al tipo di spazzolata, dall'applicazione si può controllare il punteggio che ha dato l'applicazione. Il punteggio? Cioè, il punteggio in base a come mi lavo i denti? Cioè, questa cosa è fantastica. Ha diverse modalità di spazzolamento e dice anche ogni quanto va cambiata la testina. Ma è una figata! Riponiamo questo qui. Allora, conoscendo Xiaomi, questo non è un fono normale. Avrà sicuramente qualche caratteristica strana, perché sappiamo tutti e due che Xiaomi fa delle cose pazzesche. E quando fa qualcosa ci mette sempre un sacco di roba al nostro morito. Dov'è il trucco qui? Dov'è il trucco su questo? La parte del terminale è magnetico, quindi basta fare così per andare a indirizzare verso una parte più... Che spettacolo! A tre livelli di velocità, più che altro sono tre modalità diverse. Aria calda, fredda e una che va a intervallare allo stesso momento. Interessante. Caldo, quindi d'estate è ideale questa opzione. Assolutamente. Ottimo. Sì. È bello che questa parte centrale ionizza l'aria, quindi idrata il capello, non lo brucia perché a temperatura controllata evita il crespo del capello. Interessante, quella ce l'ho e so già che fai il mondo. Un altro poi ti ci puoi fare le analisi del sangue là sopra. Questo invece non dirmi che ti misura la qualità con cui hai tagliato la barba, perché non ci credo. E comunque ha due modalità di potenza, la percentuale di batteria e la ricarica Type-C, esattamente come proprio smartphone. Bene, ottimo, siamo d'accordo. Bene, possiamo proseguire con il tour. C'è ancora una stanza ancora da vedere. C'è una stanzetta da vedere. Non so cosa aspettarmi a questo punto. Procediamo. Ok, stavolta mi concedi l'onore di aprire questa porta. Allora, andiamo. Avventuriamoci. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze.
Vedo già un bel po' di dispositivi. Intanto un altro di questi ventilatori che non fanno rumore. Ne voglio uno di quelli. Allora, vedo una bella lampada. E questo è il nostro Mi Band Side Lamp 2. 16 milioni di colori diversi. Oh, caspiterina, li hai contati tutti? Sei un pazzo. Un altro bel depuratore, perché l'aria deve essere pulita. Sempre pulita. Questo ce l'ho, è fantastico. Fantastico, con Google integrato. E un'altra telecamerina. Siamo sempre sotto l'occhio. No, ma tu sei uno stalker. Ok, quindi abbiamo visto che anche questa stanza è iper mega smart. Cos'è sto rumore? Che mi nascondi? Tu non me la racconti giusta. Che mi nascondi? Sento un piccolo rumore. È quella. Cosa sta uscendo da qui? Ehi, cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Misteriale. Ma sono io? Che cosa hai combinato? Che diamine? Tu mica sei uno stalker. Questa la inseriamo in tasca. Me la prendo io, ok? Allora, immagino che siamo giunti al termine di questo fantastico e alquanto strano tour. Io ti ringrazio per tutto, perché è stata una vera figata. E niente ragazzi, se volete fare anche voi un tour fantastico virtuale di questa casa insieme a lui, davvero, o anche con una tua collega, certo, assolutamente, vi metto il link qua sotto nella descrizione. C'è anche la lista di tutti i prodotti Xiaomi che sono qui dentro, quindi troverete tantissime cose. Detto questo, ricordatevi di lasciare un bel like a questo video. Esatto, e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Da Giampi è tutto, ci vediamo. Ciao. Ciao ciao.